Eccoci qua. Ci siamo? Oggi è quasi venerdì, perché giovedì è quasi venerdì. Giovedì chiama venerdì. Eh sì, sì, quindi io mi preparo, perché come ben sai, certo, il fine settimana. Certo. Come Coppi chiama la Coppi, capito? Sì, sì, è per vero, dire, no? È vero. Sono le 11:48 e abbiamo un Tony Etna che si aggira all'interno del nostro studio, perché è intento a riprendere tutto ciò che succede all'interno, appunto, delle nostre due cabine, mentre vai in onda Alla Catalla. Noi vogliamo sapere com'è l'ascoltatore tipo di Alla Catalla. Ieri abbiamo scoperto che può essere tanto uomo che donna, perché si sono pareggiati i messaggi tra uomini e donne. Oggi vogliamo sapere se siete grassi o magri. Scrivete al 333-477-2239. Salve, mi chiamo Giuseppe Castiglia, sono alto e sono uomo e sono magro, tutto sommato, sì. Scrivete. Tonietta, tu lo hai, manco un paio prese, ma non ti sei prese, non lo so. Sai che nel 1978, mondiali d'Argentina, la nazionale olandese aveva un maglione come chi loro, preciso. A parte questo, però era una squadra che mi affascinava. Suo maglione l'aveva. Vero. Scusa, glielo puoi inquadrare, per favore. Lo sta già. Questo è il maglione originale di Johan Cruyff, ragazzi. Vero, voi alla radio è vero. Potete vederlo, io posso solo descrivervelo. Insomma, è un arancione, non è che è un arancione così per dire. È un arancio non marino. È direi. Un arancio Chebion. Avete presente l'arancio Chebion? Chebion, vi ricordate? Guardate cos'è, le vitamine, quelle che si discendevano nell'acqua, sì, ecco. Sì. Però è anche un po' più di arancio Chebion, questo è arancio luce dall'autostrada o svingolo. Mamma mia, che mi danno fastidio perché sono ipermetrope. Come sei? Che ne so. Lasciamo vedere come si lascia. Ciao belli, ho sentito del concorso su Facebook e ho pensato di mandarvi la foto di Tirafunce con i capelli. Che ne pensate? Bacio Mary. Ma guarda, se ci sono, che ne so, concorsi per modelli, nuovi modelli per la casa degli orrori di Disney. Ma dai. Però io non esageriamo, perché a Tirafunce mi sono andato a casa degli orrori di Disney. Vabbè, ma questo a prescindere dai capelli. Ma chi pensa che non ci n'è 7-8 milioni di piccini che sono sonno una notte dopo che hanno passato ora già? Ma stai scherzando? Alberto il ciclista da Belpasso dice: geometra, secondo mio zio Mocio Vileda. Mocio Vileda, sei magrissimo. Beh, secondo noi i due pisa che piccherà la bicicletta. Alberto il ciclista pisa che anche picchiccia con l'ossa in fibra di carbonio. Bravo. Però è asciutto. Lui è asciutto. Lui però. Non ha lo scheletro, è avutolaro. Cioè, Alberto il ciclista è l'unico uomo al mondo che non è montato su uno scheletro normale. No. È montato un dandalaro. Ecco, già sentite, montato. Cioè, esatto. È lui proprio così. Poi Piero Dovara si chiama, Mascali, corporatura falso magro, lo sapeva che era puppettone, l'ho sempre detto. Che era puppettone. Falso magro. E che io l'ho sempre detto che era puppettone, no? Infatti lui si definisce falso magro. Piero Dovara, te le cerchi. Perché paro magro, ma è una bella panza, effettivamente sì. È un po' ciccio di nonna papera, non so se ti ricordi. Buondì Pessi, dite per piacere alla mia ragazza Giuliana che se non c'è la taglia a fare la piccerina a Maruno, ha fermato l'autobus. È proprio un animale, capisci? Ah, non fa la bicchieretta. A Maruno ha fermato da Maruno. Proprio un animale. Poi ho consumato, mi chiamo Ivano, sogno 1,91 m e sogno un bocco bombato. Ah no, un bocco bombato, no, un bocco bombato. Questo conta pure, dice: ciao ragazzi, un saluto. Pompato. Beh, non lo so. Non lo so. Effettivamente è un po' contro natura. Palestrato è un'altra categoria che va aggiunta, secondo me. Sì. Sono Milena di Casariti. Tu vuoi fare questa telecamera che ti stai sciopiando in sta giornata? Allora, te lo dico io, intanto togli un po' quella cuffia che è attaccata, quella magari la puoi non c'è la cuffia, no? non c'è, che questa io. Che fischia forse. Siamo i ragazzi del panificio Lulli. Ma che panificio è panificio Lulli? Lulli, 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 Lulli. Buongiorno, Lulli, che panificio Lulli. È un poco diverso da coso, da Gregory. Esatto, funziona. Panificio Lulli? No, basta, ma che poi... Lulli, Lulli. Dunque, casiamo di tutti i musori, per favore Giuseppe, ci dice tu, Ozzo Mario, panettere, che ne fa scudare alla Catalla, vuole che facciamo solo mafaddine. Esatto. Vabbè, ha ragione, quando si lavora, eh. Comunque, dice, oggi mi è venuto un dubbio, ma salvo, scudo solo Duran. No. Vi saluto, grazie di tutto, no, anche Dick. Esatto. Alta 1,70 con i tacchi di 7 cm, quindi 1,63 m, bacetti. Pau, non c'è scritto. No. Oh. Dunque, salve, io sesso è fissato, M. È fissato, lei. Ma chi è? Tipo Alesi, è fissato. Io sesso M, lui io c'è sesso M. M, chi vuol dire? No. Lui è M, tipo tu S, M, XL, tu chi sei? Diciamo regolare, fino a nessuno si è mai lamentato. 168 centimetri di altezza. Di cosa? Peso scusa? 80, lui. Peso 84 kg circa. Professione conducente di autobus urbani, pensate un po', eh. PS, se volete conoscermi meglio, cercatemi su Facebook.
Pippo Alesi. Digita Pippo Alesi. Digita Pippo Alesi. Mi chiamo Elettra e sono bionda. Mi chiamo Elettra e sono bionda. Occhi azzurri. Ho una taglia 40 e sono maledettamente bassa. Sono appena 1,50 m di altezza e mi sa che ormai a 25 anni non ci sarà più speranza di crescere. Vivo con l'autoconvinzione che il vino buono sta nella botte piccola. Ciao ragazzi, bacino. Ma sì, dai, non prenderla. È vero comunque. Come ti chiami? Eola? No, Elettra. No, sì, Elettra, sì. Scusa. Allora, Elettra, non prendertela. Il vino buono sta nella botte piccola. Certo, finisci subito, però voglio dire, va bene così. Allora, vuoi smettere poi questa... Allora, per consolarla, per confortarla, per conuttarla. Vabbè. Ciao, sono Giovanni, detto Aio, sono 1,80 m e peso 120 kg, alla catalla a tutti. Sì. Ma che è l'odda sta cosa? No! No! Allora, per notizia, sta mettendo il dito sull'obiettivo della telecamera nuova di Tony Etna. Aspetta, andiamo. No! Lo Ciao, lecca! Ragazzi, no. La mia taglia una 40, mio marito dice non lo so più, una volta aveva una 44, dice infatti oggi l'ho lasciato a digiuno, baci Meli. Ma dai! Sei pronto? Sì, sì. Vai, gioco di mani. Gioco di villani. La cittadina siciliana in cui sbarcò Garibaldi e i suoi 1000 amici di Facebook. Sì. Quarto. Come? Quarto. La cittadina siciliana quarto? Quarto. Alla Catalla. Ciao Placido. Ciao Placido. Ormai sai come si perdono, Lucio Caprazzido. Volevo salutare mia moglie che è nana e molto capricciosa. Teresa, ti amo, il tuo mister. Capricciosa. Capricciosa, tipo me lo compri, questo, capito? Oppure, vabbè, chi pensava capricciosa come che funghi nella testa, cosa pensa? Con l'odio sbrizziato faccia. Cioè, secondo te una donna capricciosa com'è? Cioè, calivon da fronte, risio da livon dall'occhio. Una donna capricciosa è capricciosa, non è che c'avi i funghi e biadare un godo e ho pomaroro spammato andava a facci. Capricciosa senza pesciuto. La mozzarella che ci penne, scusami. Ma cose da pazzi. Tre canzoni in via dei Pù. Piccola Ghetti. Sì. Uomini soli. Sì. E tanta voglia di lei. Oh, ed io rinascerò. Cervo a primavera. Come l'hai detto tu, è andata. 72 diviso 8. 72 diviso 8. 8. Ma sei un cannarossone, 8 per 8, 64. Ma che sette? Ancora continui. Vergognati. Ciao Billo. Capace che questo consegna latte, ce ne lascia su vecchio e poi la sera sa fare i conti che manca latte. Mi chiedo, non si sa fare i conti. Ed io rinascerò. Sempre primavera. Attenzione, 63 diviso 9. 7. No, Iva Zanicchi, sta ad Aquila di Ligonchio. Come tigre di Cremona sta? Mina! Il conduttore di Affari Tuoi! Carlo Conti! Sei un cannarozzone! No! Vabbè, in ogni caso, noi torniamo domani alle 11.40 in diretta con Alla Catalla su RSC, Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia, stasera la replica alle 20, ma adesso, subito dopo di noi... C'è Gino Leotta! Nendere Nero! Con il DJ Marì! No! A domani alla Catalla! Mi piace alla Catalla, ma scudo alla Catalla, vince qua alla Catalla, alla Catalla!